ginocchio al passo dell'ora del servizio. E Paolo alla batteria dei Red Next Vision per il loro appoggio momentaneo. Tavolo che alcuni giorni fa il nostro batterista e il nostro batterista ci hanno lasciato. Ok, attenzione. Thank you.
fatto per tornare. Permesso. Thank you.
primo gruppo che si è esibito, che tra l'altro era la prima volta che suonava, ha destato veramente molto entusiasmo. A me pare che è andato molto molto bene, anche perché annoveravano tra le loro file due membri che non erano poi dei Nex, erano uno dei Reflex Visions, e l'abbiamo qui in studio, fra poco sentiremo lui qualche cosa su questo concerto, e l'altro era Fabio, bassista di London 77. Allora Paolo, sei soddisfatto dell'esordio? Del tuo esordio e nello stesso tempo dell'esordio dei Nex? Sì, infatti non mi aspettavo questa risposta del pubblico, che si è impegnato per dare un batterista. Chi è? Lo sentiamo dalla sua stessa voce. Sì, buonasera, io sono Andy, sono il batterista dei Neon, un gruppo molto bello qui di Latina. Che abbiamo già avuto l'onore di ascoltare qui ai microfoni di Musica Radio. Sì, bene, ciao. Pensi del concerto di ieri? Oh, dunque, il concerto di ieri è difficile dire qualcosa perché c'è poco da pensare. Piuttosto, cioè, il primo pensiero che mi è passato per la mente è che purtroppo anche le band che in un primo momento erano attaccate a un certo movimento abbastanza, diciamo, nuovo a livello musicale, si sono fatte trasportare, si sono fatte trascinare la mano dall'heavy metal. L'abbiamo visto ieri per esempio nei Muddy Boys, che è stato abbastanza sconfortante almeno nel mio riguardo, nei riguardi di quelli che amano un certo tipo di musica e cercano di distaccarsi dai soliti schemi metallari che ormai, diciamo, un po' così, ha fatto il loro tempo, anche se devo riconoscere che c'è una fortissima rivincita, rivalsa dell'heavy metal in un senso magari più nuovo, magari più consono ai nostri tempi, però diciamo l'heavy metal è un discorso piuttosto sorpassato, e invece che ascoltare della musica nuova da parte di questi ragazzi giovani, purtroppo ascoltiamo cose fatte, rifatte, strafatte, cotte, eccetera. Tutto qui. Vediamoci di andarci a ascoltare un brano di ieri, del concerto di ieri. Sono i Nex, il primo gruppo che si è esibito. La prima parte, Paolo, il leader, the Nex leader, cantante, che presenta un po' il gruppo. E il primo brano si intitola Repressione di massa, il concerto del 17 maggio, Nex. Assistenza, abbreviato Nex, al concerto di ieri sera al Cinema Teatro Tirreno. Il brano era Want to Die. Ok, adesso vado, appunto, non avete sentito, vado, dove vado? Benissimo, Nex piacciono moltissimo anche a me, perché io sono sempre Andrea, appunto, di Neon che vi parla, qui dalle stazioni di Musica Radio. Benissimo, me un gruppo molto veramente coraggioso, chiaramente senza ironia lo dico questo qui, perché la proposta che fa è molto valida, cioè non è una proposta, diciamo, molto così intelligibile al primo ascolto, però è una musica abbastanza, cioè una musica appunto che si addice moltissimo al nome del complesso, e viceversa, perché loro, a quanto ho potuto capire, fanno un discorso così di negatività, di disperazione, veramente teso allo spasimo, per cui è ovvio che producano una musica così, così veramente pesante, ossessiva, una cappa di piombo che veramente ieri ha completamente gelato tutta l'area del cinema della Tirreno. Gruppo bellissimo.